Eccoci qua, è tutto pronto per questa intervista, chiacchierata, no? Mica so muto. Con due grandi amici. È vero? Non mica tanto. È vero? Beh, mezza amici. Non mica tanto amici. Vabbè, comunque penso che li avete riconosciuti tutti, ve li ripresento. Alla mia destra, nonno Faustino, un applauso. E Filiberto. Allora, eccoci qua. La vecchia guardia, no? Sì, la vecchia guardia. Guardia. Ma allora, prima domanda che mi sorge spontanea è: come vi siete conosciuti? Filiberto. Eravamo vicini di casa e frequentavamo lo stesso bar. E dopo si discuteva sempre, si litigava sempre, perché lui è interista sfegatato, io invece sono della Juventus ma un po' meno sfegatato. No, che è tutto sbagliato. Perciò è tutto sbagliato. Ecco come siamo conosciuti, frequentando gli stessi luoghi. Quindi vi siete conosciuti in paese, al bar? Certo. Perché abitavate vicino? Sì. 100 metri di distanza, insomma, ecco. Dopo io sì, c'avevo anche altri vicini, ma meglio stendere un velo pietoso, perché veramente erano una buone. Cosa, sì, arrosto, arrosto. Però io andavo d'accordo con Faustino e quindi siamo andati sempre d'accordo, solo sul calcio che non andavamo d'accordo. Anche perché avete una differenza di anni notevole, no? 20 anni. Sì, sono 20 anni, ma io gli volevo imparare l'educazione, ma non l'ho imparata mai. E come perché mai? Detto, c'ha la testa dura, eh? Sì? Sì, sì. Come mai? Per l'amor di Dio. Che? Parla, parla, dai. Che parla, che parla? C'ha la testa dura, questo, che... Qui non gli si può insegnare. Io volevo imparare un po' di cose, ma non... E invece l'ho imparato io a lui. Sì, parecchie comunque cose. Comunque si dice insegnare. Insegnare, però, vabbè, tanto insegnare. La vecchia guardia è concesso tu. Ci sono 20 anni di differenza tra me e lui, sì. Però io ho insegnato anche io parecchie cosette che lui non sapeva. È vero? Sì, e sai sì. Che mi dice? Le cose... La da di chi è che le sa, quelli che le sanno non hanno di niente, hanno da sta zitti. Secondo lui io non so niente. E lui è scapisciotto, lui è. Le cose le deve dire chi le sa, chi non le sa il muto deve stare. Comunque è bello questo botta e risposta che avete sempre, perché sono come il gatto e la volpe, sempre, però. Sempre. Anzi, il gatto e il cane. Sì. Il cane e il gatto però stanno sempre insieme. Sì, come mai? Chi è che viene? È lui che mi viene vicino. Ah, ok, quindi sei te. No, non è vero, non è vero. È lui che mi cerca se non mi vede e quindi... E che fai? Hai anche più anziano. Dai. Ma non è vero! Io sto sedendo, gira e poi viene a sedere vicino a me. Hai capito? Non è che è innamorato. E va sempre che rimane avanti. Lui sta. Arriva dalla panchina e se non c'è il posto si butta. Davvero? Se tu non zitti, se butta, butta addosso. È un peluche. Adesso è un peluche. C'ho anche, c'ho anche i testimoni, eh. Non smenti, ma non dica che non è vero, testimoni. Perché c'ho i testimoni. Adesso ho imparato. Sì. Per farmi largo io accendo una micetta. Vedi il dinamitardo, vedi che la verità si scopre. Va bene, adesso però parliamo un po' più. Delle cose un po' più che magari la gente non sa, perché comunque i fatti che succedono lì alla panchina li riprendiamo quotidianamente, sì, quindi sì, sì. È il teatro all'aperto, gratuito, esatto. Improvvisato Esatto. E mi sono dimenticato. Teatro all'aperto, gratuito, improvvisato. Teatro gratis. Gratuito, no? Improvvisato. È la cosa più importante, che è gratuito. Quindi, che lavoro facevi, Filiberto? Io lavoravo alla mensa universitaria. Che università? Università di Perugia. Qualcuno se lo ricorda? E facevamo allora, parlo già di parecchi anni indietro, 5.000 pasti al giorno si facevano lì e c'erano i studenti che venivano da tutto il mondo. Ah sì? Sì. Perché all'università di stranieri?
anche università per stranieri, potevano venire sia italiani che tutti, insomma. Però sì, io lavoravi alla mese, lavoravo sempre lì. E poi? L'estate andavo a fare corse di nuoto con i ragazzini. Pensate che era l'unico istruttore di nuoto che non si è mai buttato in piscina. E l'ho fatto per 23 anni. Ti puoi dire l'abbigliamento dell'istruttore di nuoto com'era? Costume. Tutto, per bene, senza. Perché io lo so. Abbigliamento, costume da bagno. Sì. Basta. Poi? Basta. No. Cuffia. Ai piedi. Ai zoccoli in legno. Zoccoli in legno che se sbagliava qualcuno. No, non mai toccati ragazzi, mai toccati. Però. Mai toccati. Minacce sì, tante. Vabbè, però giusto. mai toccati. Però era in un'istituzione, quando alzava lo zoccolo vuol dire che era una qualcosa ragazza, non andava. Esatto, perché noi esatto. Qui a Bastia avevamo una bellissima piscina. La più bella che era nel centro Italia. È vero, con scivoli. Ma sì, era fenomenale. L'hanno smantellata. Andiamo avanti. Sì. Quindi istruttore di nuoto e lavoravi nella mensa. Quindi un lavoro, stavi spesso a contatto con i giovani? Sì, sempre. Sempre? Sempre, sì. Adesso ritorniamo anche sui giovani, eh. Tu invece che lavoro facevi? Io ho fatto il camionista. Per quanti anni? Sono 40 anni. Sono andato in pensione a 60. Qui che trasportavi? Macchina, trasportavo la benzina, il gasolio e scaricavo dai distributori. E scaricavo a Terni dai distributori. Quindi giravi tanto? Spoleto, i primi tempi. Dopo una quindicina d'anni sono nato a Firenze, a Calenzano caricavo e facevo Firenze e poi venivo giù di qui, Perugia, Pontangiovanni. Quindi comunque giravi col camion? Col camion e rimorchio. Ma il camion di una volta com'era? Cioè, era difficile guidarlo. Il camion della volta era più difficile guidarlo da quelle da adesso. Non c'era il servosterzo, com'è? Già, i primi non c'era il servosterzo, i freni erano meno, adesso i camion frenano bene, c'è il servosterzo. Riscaldamento? Sì, c'era il frigorifero, non riscaldamento. L'inverno che mettevi? L'aria entrava da tutte le parti. Che mettevi? La copertina sopra per guidare? E la notte con la coperta sui ginocchi, era freddo, che facevi? Toccava faccia. Quindi domanda, chi è dei due che ha lavorato di più? Io, lui non ha fatto lui niente. Dice che lavora lui faceva due lavori, e io uno. Sì. Lui faceva due lavori, uno faceva per sport, per chi diva gusto. E quell'altro che deve i soldi non faceva niente. Invece da me mi toccava te per mettere le catene. No. Quale catene? Sono tutti dito rovinati. Ma quale catene? Casomai... Per mettere le catene l'inverno. Ma mettevate le catenine casomai? No, tante dal collo era da mettere. Ritorniamo un po' sul tema gioventù. Sì. Come passavate il vostro tempo da giovane? Filiberto, quali erano le attività, gli sport? Raccontaci un pochino. Si andava a fare la partitella di calcio su sti campetti di periferia, o si andava al bar, ecco, questo era il divertimento. Al cinema. Dopo... Bicicletta? Sì, anche, facevamo parecchi giri in bicicletta, si andava in giro sui paesi limitrofi, ecco, il divertimento era questo, non è che... Tu comunque avendo 20 anni di differenza potevano anche un po' cambiare i divertimenti, no? Perché io noto magari i ragazzini 20 anni più giovani di me adesso, cioè è tutta un'altra cosa rispetto a quando avevo io 15-16 anni, no? Tu che facevi? Che giochi facevate da piccoli? E niente, giocavo, c'era il campo sportivo di qui, andavo dal campo sportivo, se no... Dal fiume a far bagno. Oh, ecco. Dal fiume dalla mattina fino alla sera sempre sull'acqua. Era pulito? Ah, l'acqua era pulita, mi viene come adesso. Andavate sul fiume, vi divertivate sul fiume, cose semplicissime, no? Certo, se facevamo i tuffi, andavamo sui campi di lì vicino e c'erano i cocomeri, cose. Che maracelle c'erano. Quando faccio un campo, piava in cocomero, si mangiava lì. Quindi andavate sul fiume e rubavate i cocomeri? No. Le angurie? Ma certo. Rubava! Ma... No! Rubava! Lo prendevo! Ah, ecco, un prestito! Tutto prestito! Quindi proprio una cosa
veramente a contatto con la natura, non come adesso che è, no? Niente, ma una volta di lì vicino al fiume, poco lontano, faceva una buca, una buchetta così, no? Dopo un quarto d'ora si ripuliva tutta per bene, le iate l'avevamo con l'acqua. Pure? Sì. Era potabile. Pensate, era buonissimo. Andavamo a pesca, andavamo anche a pesca, e anche quella l'acqua era potabile. Siamo vivi, perciò, sai quanto ne abbiamo bevuta? Ok. E ma... si beveva dal fiume che beveva. Già certo, faceva di tutto, la mangiava, beveva, veniva del sole. Tanta frutta. Parte che l'acqua del fiume era pulitissima. E l'abbiamo capito. Un'altra roba. Allora, abbiamo parlato di calcio, partite di calcio che facevate, sì, sì. Ma c'è un aneddoto che ti ricordi? Allora, c'era un signore, non faccio nomi perché su una partita di calcio tira in porta un suo compagno di squadra e il portiere non arrivava, però il pallone andava lento. Questo signore, per poter prendere lui il gol che l'aveva fatto lui, lo calcia, lo ha buttato fuori, i compagni volevano ammazzarlo. È vero? Sì! Quindi ha sbagliato con la porta vuota. Un gol a porta vuota, ha sbagliato un gol a porta vuota. Ma quindi era uno scarpone sto signore? Oppure... Era proprio uno scarpone, ma di quelli... È vero? C'aveva i piedi storti, i palloni svirgolavano a destra e a sinistra. Tutti invidia. Tu che ruolo facevi? No, io giocavo sempre all'attacco, alla destra ero. Tu? Sempre. Io giocavo alla sinistra. Già era piccolo e non andavate d'accordo. Ma mica giocavo con lui. Era piccolo lui. Lui già quando... Com'erano i palloni di una volta? Di cuoio. Erano di cuoio e c'era la camera d'aria. Mamma mia. C'era uno spacchetto che ci si metteva e la cordina era di cuoio. Che... Quando era di testa si piaffava di lì, faceva anche male. Certo. No, ti lasciava l'intera impronta. Tipo c'era quei tre segni. No, restava. Era cucito. Come una cicatrice. Ma tu restavi stordito, boom, facevi. Invece i scarpini erano come adesso. Ah, le scarpe no. Le scarpe erano quelle che ci andava a scuola. Tu che c'avevi? Io volevo comprare le scarpe da pallone. Ma come? Le scarpe per giocare a pallone. Con i tacchetti dentro. Mai avuto io. Come? 80 anni fa c'erano le scarpe che avevo. E come no? Di cuoio. E erano dure? Erano un po' dure. E di cuoio erano, mica. Adesso sono di plastica, come sono? Ma di cuoio di che? Cuoio. Ma cuoio che? Le pelle degli animali, come qui. Ma che erano? Ma c***o per caso? Tu sei scemo con te di mangio parlo. Ma pensavo che erano. Moscio, vabbè. Allora... Sempre tema gioventù, abbiamo un po' analizzato la gioventù che era, no? Sì. Quello che avete vissuto voi, no? Certo. Ora, vedendo da fuori, sì. Filippo, che ne pensi dei giovani da adesso? Ma il mondo è cambiato totalmente, dai tempi nostri adesso, è cambiato totalmente. Adesso i giovani a 16 anni hanno già la macchinina, a 14 il motorino. Cioè noi queste cose non esistevano. Neanche la bicicletta, cioè, noi altri. Già, era... Come? Racconta un po'. Quindi... Noi altri non c'avevamo neanche la bicicletta. Cammina a piedi. E mi ricordo che una volta ne abbiamo comprata una... In società? Vecchia, una bicicletta vecchia. Te lo ricordi quanto l'hai pagata? 50 lire. No, meno. Forse Era vecchia e io chi ci ha pensato allora? E con sta bicicletta a me non toccava mai, che era più piccolo, lui l'aveva il mio fratello più grosso. Ah sì? Sì, e a me toccava poco la bicicletta. Ah sì? Vabbè. Poi oggi monopattino elettrico. Sì, beh, bici elettrica, motorino, motorino appena nascono, fa conto, a 14 anni piacciono il motorino. Totalmente un altro mondo. Quindi noi, che ne pensate dei giovani adesso? Noi comunicavamo con i segnali di fumo come gli indiani, uguali. Sì. I giovani adesso sono fortunati, ma non se ne rendono conto. Ecco. Perché telefonino, guardate che telefonino, che c'è una ricchezza diffusa un po' dappertutto e quindi come facevate a comunicare, che ne so, ci vediamo
alle 15 al campetto. Ci parlavi, quando lo vedevi, ma ci parlavi, io dicevi. Con voce. WhatsApp. Oh, mica sì, c'era il telefono, che telefono? Con WhatsApp? A voce. Che? Con WhatsApp. Sì. Ma che c***o dici? La moto trebbia, WhatsApp. Quindi era tutto un passaparola, esatto, era tutto, esatto. E c'era anche molta più comunicazione. Noi sapevamo che tanto dovevamo andare lì, ci ritroviamo tutti lì, grosso modo. Anche noi era così. Quindi no. C'era più amicizia, più di tutto. Esatto. C'era più contatto umano. Anche le famiglie che stanno vicino erano tutti amici. La sera si stava a sedere fuori insieme. Adesso tu vedi, non vede una persona. Non saluta nessuno. C'è il palazzo vicino, ma anche le conosce, non sa chi sono. Certo. E non le conosce, non ne vede uno fuori a pianta d'aria l'estate. È tutto cambiato. Anche perché noi non c'avevamo l'aria condizionata, quindi dovevo uscire perché dentro le case si bolliva. Ai tempi miei neanche il frigorifero non c'era. No, non c'era, non esisteva. Hai capito? No, non esisteva. Mettevano le donne il burro fuori dalla finestra. Ah sì? Certo, il burro. La notte. E la notte, certo. Ma se no, chi ce l'aveva il frigorifero? No? Ma chi? Se c'era una fettina, due, e mica il tenevo dentro casa, la notte le mette fuori dalla finestra e giù dopo le da cuoci. Che cosa pensavo? Andava male. Mica i frigoriferi c'era, congelatore, ma quale congelatore? Ma chi c'era? A proposito. La TV è arrivata nel 54. Nemmeno la TV c'era. No, la radio, si ascoltava la radio e basta. Un po' di musica e c'era altro. Raccontatemi una giornata. Chi ce l'aveva la radio? Chi, certo, non tutti ce l'avevano. Chi ce l'aveva la raccontatemi radio? Una giornata tipo di quando eravate giovani. Dalla mattina alla sera. Andavo a scuola. Ci andavi? Sì, io sempre. Tu ci andavi a scuola? Io andavo sempre. Tu che? Ci sono nato. Che titolo di studio c'hai? Io ho fatto la terza media. Tu? Perché allora la terza media. Io ho fatto il secondo avviamento e poi non sono più. Che è il secondo avviamento? Sì, era l'avviamento. Superiore, ho fatto la quinta e poi ho fatto altri due. Era l'avviamento al lavoro, l'avviamento industriale. Di qui c'era l'avviamento. Ma allora già aver fatto le medie era. Il successo. Era già un successo, perché molti non smettevano e andavano a lavorare. Ne stavano a perdere, capito, tempo con la scuola. Parecchi. Vabbè, non si perde tempo con la scuola, magari. Adesso sì, perché adesso c'è un pezzo di carta, non puoi fare neanche nessun lavoro, però allora la gente andava al lavoro, smettevano. Quindi andavate a scuola. Dopo guarda scuola. Che c'è più di uno che ha fatto il terzo avviamento di qui. Ma che è questo terzo avviamento? Sì, era l'avviamento industriale. Fai la quinta e dopo faceva altri 3 anni. Allora. Avviamento industriale c'era. Per l'agricoltura, per la meccanica, per le varie branche del. Io so una cosa, c'è una storiella che un birbaccione. Sì, dimmi. Fece un gesto. Ah, questa. Questa bisogna questa raccontarla. La fece grossa. Raccontala, dai. Che è stato sempre un birbaccione. No, sono stato sempre uno. Che le nocce la testa me ce l'ho fatta ciaccamai. Sì, ma capito? Calamaio dal maestro io non l'ho mai tirato. E io sì. Raccontalo, dai, raccontalo anche ai ragazzi, dai. E io non mi ricordo che ho fatto. Fatto? Come al solito, sempre in muscolo. Faceva la seconda elementare, Ma pensate, già era bene. Ha fatto l'avviamento, sì, l'aveva fatto bene. Facevo la seconda. Ma bruciato, Ci credo. La seconda elementare. Tu sei stato bocciato in seconda elementare? Sì. ma bocciato perché? Allora, non ne so se parlavo, proprio chi ce la pensa. E allora la scuola era una ventina, 25, 22, sulle scuole, i maschi da una parte e le femmine un'altra classe. Separati. Non erano come adesso che stanno insieme, erano separati. Le scuole. Okay. Io non so se parlavo con quello vicino a me, lui veniva da dietro, mi ha dato un cazzotto della testa così. Mamma, ha fatto male, un dolore. Io ho fatto e lui ha seguito a camminare. Io ho preso. Allora c'avevamo non le biru. C'era il calamaio. Era un contenitore che teneva l'inchiostro. Con l'inchiostro e il pennino che intingeva e scriveva. Intingeva ogni tanto e scriveva.
Io ho preso un calamaio e l'ho tirato. L'ho preso di qui sul collo. La giacca nera, la camicia nera, la maglia. Tutto nero l'hai fatto. L'ha fatto una bestia. E il maestro che ti ha detto? Niente, che voglio che mi vada a fare? Ha mandato a piedi i panni a casa, si è cambiato, si è lavato, si è cambiato. Pensa e, a te. E mi ha bocciato. E ti ha bocciato. Quindi penso una delle poche persone al mondo bocciato in seconda elementare. È l'unico. L'unico in tutta Italia, l'unico. È l'unico. Oh, un birbaccione. Un birbaccione, ragazzi. Ah, parlate di birbaccione. Ha fatto sempre il delinquente. Invece tu qualche marachella a scuola l'hai fatta? No, io sempre. No, lui le faceva a casa le marachelle. E che faceva? Io sempre. Ma era un delinquente, correva per tutto, sempre e dal fiume e di là c'aveva gli amici sotto casa, lui c'aveva. Buoni, c'aveva gli amici buoni. E il padre i menava, ma manco le sentiva. Ma perché? Perché c'è un fisico bestiale. Ah, No, una volta la legacca la catena davanti alla bottega. Ah sì? Sì. Perché c'è la bottega? E perché ci va via, ci va dal fiume. L'ha legato? Sì, la legacca la catena. Quindi allora andavate a scuola, poi andavate al fiume e praticamente finiva la giornata. Il partito a calcio. Che mangiavate? Cioè, com'era l'alimentazione una volta? Già, noi sempre la pasta. Sempre la pasta? Primo piatto, sempre pasta. Sempre la pasta? Sempre pasta. Ma carne. Con la neve nevicata sopra? No, se è troppo lusso, troppo lusso la nevicata. Pasta al sugo, fine. E beh, c'era tantino altro. Sopra ce lo metteva. No, allora. Lui era un po' abituato. Allora non è che. Sì, perché. Oh, è caldo. Però nei giorni feriali, nei giorni festivi, però c'era il grande pranzo la domenica. Il grande pranzo era uguale. Era uguale? O si mangiava un pochino di più? Niente, mangiavo uguale. Mangiavo la pasta, potevo mangiare due tagliatelle, sì, mamma le faceva. Perché allora le facevano a mano, sì. A casa, come la moglie mia che le fa a casa. Non c'era il negozio. A mano, non c'erano quelle che fanno la pasta come c'è adesso. E certo, perché, questa è una gran ricchezza. Perché una volta le facevano a mano, con gli uovi, con l'acqua, e si mangiavano. Qual è? Invece adesso le andavano a comprare belle fatte. Adesso è un po' di tempo che anche condite. E fra un po' di tempo le mangiano ancora. Le mangiano ancora. Filippo, qual era il tuo sogno da giovane? Io mi ero fissato di fare il subacqueo. Ah sì? Sì. Guarda. Però per comprare l'attrezzatura ero ragazzetto, 15-16 anni. Precisiamo, in Umbria non c'è il mare, no, quindi, no, no. Ha proprio scelto la cosa più difficile, no. Che poteva, no, no. Però particolare. Ero l'unico che. Ma come mai? Perché mi piaceva esplorare i fondali marini, no, ste cose. Però non ci ho avuto mai la possibilità di. Non l'ho mai fatto in pratica. È no? Stato un sogno. Un sogno che non è mai stato realizzato. Lo faresti ora un'immersione? No, ora no. No? Adesso è pericoloso, troppo pericoloso. È pericoloso. Ma anche solamente una piccola immersione? Sì, la farei, quello sì. Quello quindi, sì. Se c'è qualche. No, quella la farei. Quella, quindi per sì, disponibile per immersioni tranquille. Sì, questo. Sì, beh, adesso dopo quando sei giovane. Quindi non l'hai mai fatto, non sei mai andato a fare. No, l'ho fatto. Stato in Sardegna. Sì. Snorkel. Sardegna. Apre gli occhi e c'è il mare super pulito. Quindi volevi fare il subacqueo? Sì, mai realizzato perché. E te invece? Il sogno da giovane? A me mi sono sempre piaciuti i camion. Sì, camion. Di qui c'era. Quindi tu hai realizzato il tuo sogno perché volevi fare il camionista? Un momento, di qui c'erano, che c'avevano gli autotreni, i camion, grossi, di qui vicino. E io stavo sempre di lì in mezzo a vedere con questi camion, mettevano un moto io. Stavo sempre di lì, perché mi piacevano. E quindi tu invece l'hai realizzato il sogno? E l'ho realizzato, piano piano sono andato a finire proprio. A fare l'autista? Quindi vedi? Ma è così tanto, perché dopo io dopo ho preso le cose per fare i corsi di nuoto, bisogna prendere. No, ma anche tu in parte l'hai realizzato. Perché io sempre ero legato al mondo dell'acqua.
Però in parte l'hai realizzato, quindi, perché sei andato a lavorare in piscina. Sì, ho fatto i corsi di nuoto. Anche se non ti sei mai buttato su quella piscina. No, ma io ho imparato a migliaia di ragazzi a nuotare e la soddisfazione è quella. Insomma, quando le vedi che sanno nuotare. Ma che, quindi, nuotare? Ma che ne sai, è un gatto di piombo, Faustino. No, io sono un gatto di piombaccio, guarda sotto. Io sono da e bene. Quindi, capito, il mondo dell'acqua mi ha sempre affascinato, diciamo. Però in parte l'hai realizzato. Sì, quello sì, in parte sì. Invece un rimpianto? Oppure magari c'è qualcosa che i più grandi ti dicevano e tu non l'hai mai fatto? E invece no. Hai detto, Madonna, se l'avessi fatto, guarda. Però io l'ascoltavo i consigli dei più grandi. Sì? Sì, sì, perché capivo che quelli avevano più esperienza di me. Quindi consigli d'ascoltare. Esatto, io l'ascoltavo. Perché ascoltare è importante. Ma non tanto che c'è una paura. Io l'ascoltavo, i consigli. Quindi un rimpianto, quale può essere stato? Adesso io non mi ricordo, perché i rimpianti ce n'hanno tanti sulla Uno vita. Uno particolare, no? Che ti ricordi? È legato al mio nonno, che aveva fatto la guerra nel 15-18 e c'aveva ste medaglie, io ci giocavo e poi l'ho persa. No. E non capivo. Dopo ho capito che importanza potevano avere quelle medaglie. Ma lui per no, non l'ho mai più ritrovate. Non so dove l'ho persa, non so. E dopo mi sono reso conto che ho fatto una cosa mostruosa. Bello, perché però questa ha sofferto sì. A 3 anni sui monti, era alpino, Dico, solo alla ritirata del Caporetto ne sono morti 700.000 allora. Madonna. Capito? Ma lui è tornato, era più salvo, vecchio, salvo? Lui è ritornato. Ce l'ha fatta ritornare perché è stato anche fortunato, ci ha avuto un sacco di fortuna, guarda. E c'aveva ste medaglie e io da ragazzetto non riuscivo, dopo ho capito quello che era. E quello è il rimorso, mi è dispiaciuto tantissimo. Ci stavo. Però quando se uno non capisce, capisce. Vedi? Ancora la cura per chi capisce niente, l'hanno inventato. Però è che non capisce. Tu invece qualche rimpianto nella tua vita? No, guarda che io ho fatto il camionista, ma mi piace fare anche il meccanico, sì, a me di smontare i motori, e di fatti quando vedo che li smontavano, guardavo tutto. E io, infatti è chiamato il mago dei motori, è chiamato, però c'è un appunto. Mi piaceva un verbo fare il meccanico. Ma un rimpianto tipo Filiberto, una cosa che non hai realizzato, una cosa che magari volevi fare, non l'hai fatta, e se l'avessi fatta... No, ma... No? Quindi tu ti senti a posto, non c'è nessun rimpianto? No, quel che ho fatto, ma i rimpianti non ce l'ho. Io so che c'è il rimpianto. Bisognerebbe scoprirlo, però. È quello del cincillà. Quello ormai è andato. Pensa per te. Non c'è Viagra che tiene. Lascia bene, voi altri due che... La pasticchina celeste l'avete, sì. Tu? No, io no, io... Io mai, ma insomma no, com'è fatta? No, io so vegano. No, no. Che cosa invidi di più dei giovani ora? Invidio la libertà che c'hanno. Noi prima ce n'eravamo molto meno, dovevamo stare a casa una certa ora. Oggi sono liberi di fare qualsiasi cosa. Che non gli dia retta, però buscavi. Sì, terminavano pure i genitori. Che non gli dia retta, quando rientrava la sera, era buscavi, sì, perché una volta terminavano, mica non è come adesso. Te invece che cosa invidi dei giovani d'oggi? Adesso c'hanno tutto, che vuole invidiare, invidio tutto. Io una volta da bambino disse, va, comprami la motocicletta. Sai che mi ha risposto? Sì, ti compro il fucile, ti ammazzo e triple meno. Ma... Hai capito? Se adesso... Che mi ha detto? Che consiglio daresti ai giovani d'oggi? Allora, primo consiglio dai giovani d'oggi, state lontano dalla droga. State lontano da tutte quelle zozzerie che vi bruciano il cervello. Questa è la primissima cosa. Primissima cosa. Poi? Fate lo sport, fate tutto meno che quello, perché e non date retta ai compagni che vi possono trascinare su questo vortice di sta droga. State lontani da quella, è la cosa più importante e principale.
state lontani da sta porcheria. E poi? Qualche altro consiglio? Altro consiglio? Loro tanto lo sanno, si divertono più di noi perché hanno più libertà, quindi c'è i consigli, poi da poco. Consiglio ed anche dall'alcol. Non solo a parte droga, droghe e alcol, c'è anche qualche altra cosa che dall'alto della tua esperienza. Anche l'onestà, che non c'è più, perché l'onestà paga alla fine. Certo. A fare il delinquente alla fine non paga. Invece essere onesti paga. Invece che consiglio daresti ai giovani, a parte quelli che ha detto Filiberto? Dine un altro. Quelli che non ha detto Filiberto. Che andassero più educati. Oh. E non ne ho da rispondere male da un anziano. Invece adesso, se gli dice qualcosa, provano a menarti. No, quello che noto io è che comunque manca il saluto, il come stai, buongiorno, cioè quando passi anche vedi una signora, vedi una ragazza, cioè anche salutare, sì, no? Sì, sì, manca anche quello. Io certo. Quando mi salutano sono contento, certo, ma chiunque, anche certo. Gente che non mi conosce. Sì, certo. E io vedo che questi ragazzi sono tutti a testa bassa, è vero. Cioè non vedo... No, mettono il cappuccio e guardano per terra. Sì. Ma guarda per aria! Mi salutate, no? Chiedete come stai, cioè, che fa? Anche 2 minuti, basta. Esatto, fai contento magari una persona che sta sempre sola, che no? Esatto, una battuta, già fa felice le persone. Chiaro. Io per il momento potrei chiudere qua. Questa è la prima che abbiamo fatto, possiamo farne altre. Voi mandatemi le domande sul gruppo Telegram, magari possiamo parlare di un tema piuttosto che un altro. Questa era un po' una cosa in generale, anche perché siamo andati lunghi. E niente, io volevo ringraziare questi due fantastici signori che ci hanno dato delle perle bellissime. E più stai vicino e più ti arricchisci e più vedi che sei fortunato ad avere delle persone... vecchiette come loro vicine. Esatto. Fortunato non so io, quello non è buono. Quindi, vabbè, io mi sento tanto fortunato. Piacere. Tanto scambiatevi il gesto di pace. Tanto piacere. Scambiatevi il gesto di pace. Scambiatevi. Oh. È partito cazzo Screi. Loro scatenato, è partito. Salutiamo tutti, ciao ragazzi. Ragazzi, ciao. Saluta. Arrivederci. Meglio. Meglio, salve.